Bentornati e bentornate per una nuova puntata del mio personalissimo Advent Show X1. Io sono Max e vi presenterò da qui fino al 24 dicembre un gioco giocato in Real Hardware su uno Sharp X1. Gioco scelto in base ai miei gusti personali e a quello che ritengo sia interessante mostrarvi. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere il gioco della giornata. Naturalmente, subito dopo la sigla. Bene, bene ragazzi, grazie ancora. Vi ringrazio per chi, diciamo, continua a rimanere nonostante le mie discussioni, il mio blaterare a vanvera. E benvenuto a chi è nuovo sul canale. Non perdiamo ulteriore tempo e andiamo a vedere cosa ci riserva l'alberello di Natale per il giorno di oggi. Oh, ecco qua il nostro alberello. Pronti? 3, 2, 1, via! Oh, Ice Climber. Allora, Ice Climber è un gioco piuttosto famoso, un gioco sviluppato da Nintendo per il Famicom, mi sembra intorno all'84, che è stato convertito per l'X1 nell'85. Allora, questo gioco fa parte come Excitebike, come in parte, se vogliamo, Mario Bros. Special e Punchbowl Mario di una serie di giochi barra brand che Nintendo intorno alla metà degli anni 80, come abbiamo già visto, converte per i microcomputer per sfruttare il successo che aveva già avuto su Famicom con questi titoli e tentando di monetizzare anche sui micro giapponesi. Per le conversioni dei propri titoli si affida a Hudson Soft, che è il suo, diciamo, partner di riferimento per queste operazioni. Altri titoli che io non ho mostrato sono per esempio Balloon Fight, ad esempio, oppure Nintendo Golf, tutti i titoli convertiti appunto dal Famicom all'X1 o altre piattaforme micro da Hudson Soft. Due parole su Ice Climber, che è un gioco comunque molto famoso. È un gioco di piattaforme, che appunto nasce su Famicom, viene, diciamo, convertito in quella sorta di versione da sala che non era altro che il gioco Famicom inserito in un cabinato, e viene anche convertito, se non ricordo male, per il Famicom Disk System, oltre che chiaramente nella sua versione americana per il NES. È molto famoso, è presente, credo, in diverse compilation. Credo che ne sia uscita addirittura una versione per Wii U e per Wii. Il protagonista di Ice Climber, che è un gioco anche a due giocatori, sono un paio di eschimesi che si devono arrampicare lungo delle piattaforme in un paesaggio polare fino ad arrivare in cima al livello, schivando nemici come trichechi o uccelli di vario tipo, oppure uccidendoli, diciamo, facendoli fuori con l'uso di un bel martellone di legno. Lo scopo del gioco è fare punti, arrivare in cima al livello e passare al livello successivo. Gioco, secondo me, molto molto carino, molto giocabile e molto interessante, la cui conversione su X1 è fatta, diciamo, in maniera buona, secondo me buona. Però bando alle ciance e andiamo in qualche modo a dare un'occhiata alla nostra postazione per vedere il gioco. Eccoci qua, eccoci qua. Allora, per fortuna il gioco supporta Joypad, possiamo scegliere, come potete vedere, io posso scegliere i livelli. Iniziamo al livello numero 1. Nintendo 84, Hudson Soft 1985, Ice Climber. Allora, se vi ricordate, ho per diverse puntate, se non quasi per la totalità di tutte le puntate, avuto una certa difficoltà nel gestire i comandi del joypad, nel senso che sembra che si blocchi. Allora, credo di aver scoperto il perché. Perché per esempio con questo gioco non si blocca. Non si blocca perché? Perché in pratica, allora, il joypad di per sé della Quick Shot è quello che è, non è granché, non è preciso, ecco, non è preciso. Però,
Che succede? Che il codice di alcuni giochi per quanto riguarda la gestione dei comandi, il riconoscimento dei comandi, è fatto meglio rispetto ad altri giochi. Per esempio, qui, se io vado in diagonale o vado a sinistra, quindi diciamo in qualche modo un leggero diagonale anziché andare perfettamente a sinistra, il gioco non crea problemi, cioè mi registra comunque il movimento. In giochi invece come per esempio Galaga della Denpa Shimbun, questa cosa non avviene, per cui se leggermente il joypad per qualche motivo anziché premere solo a destra o a sinistra, premere a destra leggermente in alto, il codice del gioco è fatto in maniera tale da fermare, cioè il comando viene fermato. Questo perché probabilmente il codice del gioco non è ottimizzato per il joypad, ma è pensato per i tasti. Oh, porca detta, porchetta. È pensato per i tasti, per cui se vi ricordate c'è il discorso del tasto diverso che blocca la direzionalità, e quindi probabilmente la routine dei comandi è fatta a decep, mentre qui per esempio questa cosa non avviene, come potete vedere non avviene. Perché? Perché questa conversione di Ice Climber di Aerosoft è fatta bene, molto molto bene, molto bene, come un po' anche Excitebike che avevamo visto già in precedenza, no? Excitebike anche è fatta molto bene, considerando i limiti dell'X1 come macchina, no? Discorso scrolling, discorso appunto che non ha sprite, vabbè. Comunque, insomma, belle conversioni. In questo caso Hudsonsoft fa un bel lavoro, a differenza dei titoli, soprattutto nel titolo Super Mario Bros. Special, che è un obbrobrio terrificante. Un obbrobrio terrificante. Quindi abbiamo detto e questa cosa perché vedete che in pratica sto giocando insolitamente bene per la mia livello di pippagine, e questo vuol dire che tutto sommato io non sono un campione di Ice Climber, anzi in realtà è un gioco a cui ho giocato poco, perché il Famicom, come vi dicevo, non ce l'ho avuto, perché non è una macchina che ha fatto la storia dei giochi in Europa, che ne dicano. Ha fatto sicuramente Famicom e NES hanno contribuito profondamente a disegnare la storia dei videogame a livello globale. Nella storia, se la vediamo, dei videogame globalmente, soprattutto il mercato americano e ovviamente quello nipponico, e così non è in Europa. In Europa la macchina è arrivata tardi, in Italia ancora più tardi. In Europa la faceva da padrone, come sappiamo, il software britannico, e gli inglesi non volevano le console perché avevano un'industria basata sullo sviluppo dei giochi sul microcomputer e la distribuzione su cassette, e quindi loro non volevano sottostare ai contratti capestro di Nintendo, che ti praticamente opzionava la vita, e che gli fregava. Loro erano felici, cioè tu in Inghilterra negli anni 80, bellissimo, è stato un periodo fighissimo perché c'aveva 18-20 anni, 15 anni, io ero più piccolo, avevo 10 anni. Ma chi era i cosiddetti programmatori della cameretta? Questi si svegliavano la mattina, si sviluppavano il gioco, poi stampavano le cassette, che era un costo basso, cioè avevano il distributore, oppure se le vendevano loro e si facevano i soldi. Altro che Steam, dammi il 30%. Cioè, Garriott, che è comunque un americano, è quello ultima se l'è venduto in negozi, con la copertina disegnata, no, l'ultima, Galabet, con la copertina disegnata a mano. Capito? Quindi parliamo di. E tu a questi che magari ci erano comprati la Lotus con i giochi su cassetta, gli dici: no, attenzione, adesso arrivo io che sono sto ca. Va bene, sono Nintendo. E quindi adesso cambiamo tutto. Dici, cioè, le console sono arrivate nel momento in cui Nintendo, in realtà, perché sì, che è già diverso. No, non, come dire, non continuare a farti i soldi senza legami, no? Senza imbragliamenti di vario genere, senza contratti capestro che devo visionare quello che fai. No, 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 no.
Vieni a lavorare con me, dammi la tua esclusiva, fai in modo tale che non puoi produrre titoli per altre piattaforme, io ti devo vagliare tutto. E questi chiaramente hanno detto, ma tu a chi vi si chiappetta? Infatti non erano ben disposti. E il software videoludico in Europa era principalmente britannico, non era né americano né giapponese. Dopo il crack di Atari, comunque chiaramente parliamo dopo il crack di Atari, no? E quindi parliamo dopo l'83, ma già nell'83 in Inghilterra non era così, perché i microcomputer erano molto diffusi nella terra di Albione, perché c'era quel fantomatico programma, diciamo, che c'era nelle scuole, no? Educativo, da cui scaturì il mitico Acorn BBC Micro, computer, un giorno vi racconterò la storia, che è comunque abbastanza famosa, e quindi c'era una grossissima campagna di informatizzazione a tutti i livelli, quindi i microcomputer erano molto diffusi in Inghilterra, e quindi il software ludico che poteva arrivare a dei livelli superiori a quelli dell'Atari 2600 era frequentemente distribuito su cassetta. Su cassetta. E chiaramente quindi c'è stato tutto il discorso, no, che ricordiamo, di cui io vi consiglio di in qualche modo andare a recuperare storicamente, se vi interessa, su Internet Archive, per esempio nelle riviste dell'epoca, i dettagli, perché è interessante, perché ci racconta una storia per l'Europa che non è quella che viene raccontata oggi su internet dalla stampa generalista, ma pur da una certa stampa di settore, un po' così, un po' con la memoria corta, un po' con la memoria corta. Cioè, voglio dire, Sony, non so se l'ho già detto, ma Sony Europe era la Psygnosis, che era una casa che nasceva per fare giochi, distribuire giochi su computer, non su console. E questo la dice lunga, no? La dice lunga su quello che era il mercato videoludico in Europa. Quindi il Famicom non ha rappresentato per l'Europa quello che ha rappresentato per gli Stati Uniti. Però questo non vuol dire che non abbia comunque prodotto dei giochi eccezionali. E Ice Climber, secondo me, è un gioco veramente carino. Cioè, comunque, è un gioco divertente. Non è un gioco frustrante. C'ha un buon livello di progressione. È un bel gioco. Questa poi è una buona conversione. E quindi, che dire? Lode a chi ha sviluppato Ice Climber. Eccolo il casco. Va bene. Comunque. Però vedete, alla fine vado avanti, no? Alla fine vado avanti. Mentre che negli altri giochi non riuscivo a superare neanche in alcuni casi il primo livello, qui ci riesco. Allora, nonostante sia comunque una sega, ok? Continua a essere una mega sega. Però, in qualche modo riesco comunque qui, nonostante tutto, ad andare avanti. Che vuol dire che il gioco è fatto bene. Perché se una sega come me riesce comunque a progredire, nonostante, ecco, gli errori continui che faccio, eccetera, vuol dire che il gioco è fatto bene. Soprattutto che anche i comandi sono gestiti bene, perché tutto sommato un altro problema che abbiamo detto riguarda i comandi sull'X1, che non sono proprio il massimissimo. Ok. Il problema è che devo fare un buco con questa piattaforma che scorre, che è un po' una palla, però vediamo se ci riesco. Oh, allora, due buchi l'ho fatti, mo se non arriva il pinguino là, che non so se è un pinguino, un pinnipede, non viene il pinnipede a chiudermi il buco. No! Porca miseria, che sega. Game over. Vabbè. Ho voluto sapere una cosa interessante, ma adesso ve la voglio dire perché è anche un po' divertente. Io questa puntata l'avevo già registrata. Ma che è successo? In realtà non l'avevo registrata, pensavo di averla registrata.
Ma con questo bel mascherone che mi continuo a mettere per proteggere la mia privacy, io non ci vedo un ceppo e anziché premere registra su OBS, ho premuto registra fotocamera virtuale. E quindi non ho registrato un ceppo di niente. Un ceppo di niente. Questa cosa mi ha in un primo momento sconsolato perché sono stanco e me ne volevo andare a dormire. Invece no, invece ho dovuto rifare tutto da capo. Questa cosa. Misia di lezione. Non devo fare queste cose perché sono vecchio e rimbambito. Devo fare il padre di famiglia e basta. Non devo mettermi a fare queste cose. Muori, muori, pinnipede. Qualunque cosa tu sia, se sei un pinguino, un pinnipede, qualsiasi cosa tu sia, devi schiattare perché io devo arrivare allo schema successivo. Successivo. E quindi, no, 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 qui c'è un nastro da sport, Torx. Vediamo se riesco a bucare. Questo l'ho bucato, buchiamo pure qui. Ok, bellissimo. Dunque, veramente un gioco fatto bene, perché se io riesco a arrivare ai livelli successivi, che sono una sega, vuol dire che il gioco è fatto bene. C'è poco da fare. C'è poco da fare, c'è poco da fare. Vediamo se riesco a salire. E vedete, va, va, scorre. Scorre che è un piacere questo Ice Climber. Scorre che è un piacere. Cioè, non... Non... Eccola, vabbè. Ogni tanto le cavolate le faccio, però intanto vado avanti. Io, cioè, paragone, no? 3D Bomberman. Giocateci, per favore, così vi rendete conto di che cos'è 3D Bomberman. 3D Bomberman è veramente un gioco brutto, brutto, ma di un brutto che più brutto non si può, sono morto. Comunque. Al climberone mio. Va bene, va bene, va bene. Volevo mettere anche Balloon Fight perché anche la conversione di Balloon Fight è fatta benissimo. Quella è addirittura quasi identica alla versione Famicom. Il problema è che non so per quale motivo, non ho capito benissimo se è un problema che. Eccola. Che è un problema che diciamo in realtà serve un X1 Turbo. Che io non ho, quindi è un problema di versione proprio, nel senso che è una versione dell'X1 Turbo, però non sembrerebbe a prima vista, però in sostanza, oppure se è una questione di quando l'ho in qualche modo trasformata da versione a cassetta a versione disco, a versione disco, a versione disco, che come faccio io questa cosa? Allora, come vi dicevo, non esistono tante versioni, no, dell'X1 come macchina, non esistono tre: X1, X1 Turbo, X1 Turbo Z, che sono architetture che cambiano proprio radicalmente alcune caratteristiche della macchina. Per esempio, il Turbo Z ha molti più colori, 4096 addirittura. Il Turbo ha una modalità grafica in più che è 640x400, con più colori anche quello, non mi ricordo quanti, forse vorrei dire una sciocchezza, però sicuramente la 640x400 e forse ha qualche colore in più, non mi ricordo. E, però diciamo sono solo tre varianti di un, diciamo, profondamente retrocompatibili, ma profondamente diversi. Poi esistono delle sottovarianti che sono, diciamo, una è questa che vedete qui, che è il modello 801C Compact con tastiera integrata, perché l'X1 tipicamente ha la tastiera staccata, tutti gli altri modelli di X1 hanno la tastiera staccata, questo è l'unico con la tastiera integrata nel corpo macchina. Infatti è una versione, si chiama Compact, che è appunto compatta. E tra le varie sottovarianti ce n'è una che si chiama X1D, uscita proprio nell'83 insieme a questa. Questa era con la cassetta ed era integrata in un unico corpo macchina. L'X1D invece sostituiva la cassetta i floppy da 3 pollici di Sony. Quindi quello, per intenderci, che montava anche l'Amstrad CPC,
Quindi uno standard strano, no? Perché ricordate che la maggioranza dei floppy, quelli anche su PC che sono rimasti anche negli anni 90, erano da 3 pollici e mezzo. E mentre questo da 3 pollici era uno standard strano che non, alla fine nessuno poi ha adottato, no? Ha vinto Mitsumi, mi sembra che fosse uno standard Mitsumi, questo di 3 pollici e mezzo, e quello Sony invece no. E quello Sony invece no. E quindi tutto questo per dire che diciamo alcuni giochi uscivano solo su floppy per in qualche modo giustificare l'acquisto di una macchina come l'X1D, ma perché? Perché dall'X1D avevano rimosso l'interfaccia a cassette e la possibilità di attaccarci un registratore, perché ricordatevi che l'X1 ha comunque un registratore particolare, magneto elettromagnetico, gestione elettromagnetica e non meccanico, no? Quindi questo non ha tasti meccanici e viene comandato dal software, quindi non mi pare che l'X1D avesse l'interfaccia nativa per attaccare il registratore, ma bisognava comprare un'interfaccia a parte per poi connetterci un registratore particolare a parte dal costo spropositato. Questa cosa limitò molto la diffusione dell'X1D, la versione variante D, perché? Perché era incompatibile con tutto il vecchio pacco software. E quindi alcuni titoli uscirono solo su floppy da 3 pollici, doppia faccia se non mi sbaglio. Per in qualche modo giustificare l'acquisto di questo X1D. Uno di questi due era proprio Galaga. Allora io che cosa ho fatto? Siccome questo Galaga poi è stato in qualche modo copiato, no? E riversato dal disco 2 pollici al disco 3 pollici, perdonatemi, al disco 5 pollici, il floppone con la floscio per intenderci. Esiste diciamo, un programma che permette di aprire le immagini di floppy da 5 pollici D88, formato D88, estrarre i binari, che è quello che ho fatto, quindi è stato direttamente il binario dal floppy, e poi con un altro programma ho generato un file WAV, quindi un file audio, contenente che è, diciamo, questo programma ti permette di dare un indirizzo di memoria iniziale, un indirizzo di memoria di esecuzione. E da questo ne scaturisce anche la lunghezza del binario, che viene trasformato in un file WAV, quindi una cassetta, tutti gli effetti una cassetta. Quindi io ho cassettizzato Galaga in questo modo e me lo sono caricato sull'X1C. Quindi se volete, diciamo, entrare nel magico mondo del collezionismo hardware, che vi sconsiglio di fare perché è una maledizione, e volete fare un po' come me, cioè collezionare micro in generale come architetture più che come singoli, diciamo ecco, come collezioni complete, no? Non come singoli, come collezioni complete, no? Io sono un completista solo con la roba Commodore, Atari e Sinclair. Il resto mi prendo una macchina per tipologia di architetture, per esempio in questo caso Sharp X1C per tutta la serie X1, che mi copre bene o male tutto, perché con l'X1C giocate praticamente quasi a tutto e spendete poco, perché l'X1C potete pagarlo, dipende come sta messo, da un minimo di 1000 yen a un massimo di 5000 yen, quindi parliamo di pochi, pochissimi euro. Poi chiaramente è un punto interrogativo se funziona o meno. Lo mettete a posto se si può mettere a posto, altrimenti lo usate come soprammobile. Però comunque costa poco. Ecco, se volete un X1 a poco, chiaramente poi c'è il discorso, vabbè, dell'importazione, eccetera, là dovete capire come fare. Però lo pagate pochissimo. Lo pagate pochissimo l'X1C ed è completo, perché poi il problema dell'X1, come dicevo, non mi ricordo se già in questo video o l'ho già detto o comunque in altri video, aveva una tastiera staccata, cioè tutti gli altri esemplari di X1 hanno una tastiera staccata, questo è l'unico con la tastiera integrata. Siccome che la tastiera dell'X1 è una tastiera particolare che funziona solo
con un protocollo simile al codice Morse, perché ha solo due fili, motivo per il quale non può registrare più tasti premuti contemporaneamente. E se per qualche motivo vi si rompe la tastiera, la perdete, eccetera, è un problema perché non è sostituibile facilmente. In realtà non è sostituibile in generale. Le sostituzioni le hanno fatte programmando un microcontrollore in Giappone, un piccolissimo processore, un microcontrollore che ha una parte di ROM dentro. Hanno scritto un codice che in pratica emula il comportamento della tastiera dell'X1, del protocollo della tastiera dell'X1, e ci ha attaccato una PS2, mi pare. Però, ragazzi, solo quello, solo il boxetto vi costa 60, l'equivalente di 60-70 euro, una cosa del genere, solo il box, se non mi ricordo male, e il boxino col microcontrollore, per cui poi non è perfettamente funzionante, non, insomma. Mentre l'X1C, avendo la tastiera integrata, vi permette in qualche modo di, ecco, comprare una macchina completa, completa, a sé stante, all in one. Certo, non ci avete titoli su disco, non ci avete un certo tipo di multiload su disco. Ma perché non riesco a salire a Cinebolino? Ok, alcuni titoli, per esempio, se non mi ricordo male, coso, quello della Konami, come si chiama? Gradius, che non esiste una versione su cassetta, non è cassettizzabile perché il multiload è pensato per il disco, quindi bisognerebbe andare a intervenire proprio sul binario, sul codice, e in qualche modo riprogrammarlo per sfruttare le caratteristiche appunto, registratore elettromagnetico di Sharp X1 per poter fare un caricamento selettivo dei livelli, perché si può fare, ma un film, una cosa del genere. Cioè, magari c'è qualcuno pure che lo fa, ma non, è complicato, è una cosa complicata. E quindi, ecco, magari un certo tipo di titoli dovete rinunciare, però la maggioranza dei titoli è cassettizzabile barra su cassetta, per cui con poco, con molto poco, avete una macchina reale. Poi, oppure, se volete, esistono gli emulatori, come vi dicevo, esistono pochi, pochissimi, validi, due. Uno, come dicevo in un'altra puntata, è visto come un malware da 4-5 antivirus, per cui non lo so, potrebbe dipendere dal fatto che magari contiene dei caratteri o particolari, perché alcuni antivirus, se contengono, se hai i caratteri tipo russi, nelle stringhe interno dei binari compilati ci sono delle stringhe, no? Che permangono, quindi se c'è caratteri russi, cinesi o caratteri giapponesi che possono essere scanditi dai caratteri ideogrammi cinesi compilati magari con un compilatore strano, un bugger strano, eccolo lì che l'antivirus o il motore di antivirus, di quelli che fanno, no, analisi non su firme, ti dicono che è sospetto, però boh. Se no c'era un altro che dovrebbe essere pulito, l'X1C, non mi ricordo come si chiama, pare X1C, però non è proprio precisissimo, però non spendete nulla, e quello dovrebbe essere pulito, ma solo un antivirus lo segnala come strano, però è possibile che sia un falso positivo, sicuramente è un falso positivo, ma pure quell'altro è un falso positivo. Oppure mi pare che dovrebbe esistere, ma non ne sono sicurissimo. Questo dovrebbe chiedere a chi è esperto di questa roba. Il core FPGA per l'X1, forse per il Mister. Per il Mister, che può essere una soluzione alternativa interessante, perché la tecnologia FPGA è sicuramente molto interessante, sebbene è importante sottolineare che, almeno dal mio punto di vista, che non è miracolosa, cioè l'FPGA ricrea quello che si conosce. Se tu non conosci come è fisicamente fatto un DAI, un chip o un insieme di chip che costituisce un computer, non lo puoi ricreare. Fisicamente vuol dire devi sapere come sono fatti i transistor, i collegamenti all'interno del microprocessore o dei microprocessori o dei microchip che stai emulando.
emulando, perdonatemi, che stai ricreando con la tecnologia FPGA, che è praticamente è una tecnologia che permette la, tra virgolette, programmazione dei transistor, la configurazione dei transistor, di fatto, andando a ricreare di volta in volta la configurazione di un processore, o di una serie di chip all'interno di una macchina, dei collegamenti logici, insomma di un'architettura di un microcomputer addirittura, non solo di un microprocessore. Però l'FPGA è tanto più simile all'architettura originaria quanto più si ha conoscenza di questa. E perché? Perché bisogna avere i progetti di questi chip, se no non si possono ricreare. E siccome che molte volte questi chip, penso per esempio a Commodore, ma non solo. Commodore è quella più famosa perché c'era la fonderia Gramos che produceva diciamo, microprocessori, chip vari, proprietari, di fatto proprietari. Ma la stessa cosa si può dire anche per esempio per Sharp, che è famosa, mi sembra già, vi ho detto, per i fantomatici grossissimi gate array o chip custom che aveva proprio all'interno di queste macchine. Per cui bisogna di fatto, se non si hanno gli schemi, e spesso non si hanno, fare quello che è un'attività che si chiama decapping, che consiste nel bucare con acidi potentissimi il rivestimento di questi chip, e fare delle fotografie con delle macchine che permettano, diciamo, quasi dei microscopi elettronici di verificare come è fatto il chip, il die presente all'interno del chip decappato, diciamo del package decappato. E tentare di riprogettarlo in questo modo con l'FPGA, con la programmazione FPGA, che proprio non è proprio una sciocchezza fare una cosa del genere. Inoltre, mi sa che mi conviene andare dall'altra parte. Inoltre, non è detto che in queste operazioni non si commettano errori, no? Per cui non si abbia un core che funziona al 99%, ma in altri casi no. Quindi non è miracoloso, non è che l'FPGA di per sé ti risolve tutto, ti risolve tutto. Poi bisogna anche dire che secondo me una macchina non è solo la sua architettura o il suo microprocessore, un po' come dire che la Ferrari, no? Testa rossa, è il motore che ha sotto il cofano. Non è così. La Ferrari testa rossa, o una qualsiasi, ho detto Ferrari testa rossa perché è una macchina iconica degli anni 80, fa anche figo. Cioè, se noi riduciamo un microcomputer alla sola capacità di computo, secondo me commettiamo un errore. Un errore perché? Perché è un insieme di cose, non è solo la capacità di computo, ma è il design, è la modalità di uso, no? Quindi come viene usato, l'accessibilità, l'uso, come è fatta la tastiera, no? No? Pensate alla tastiera dello Spectrum che era in gomma, la sua usabilità o non usabilità, o pensate al mitico tridente del Nintendo 64. Cioè, in buona sostanza, io non sono un talebano del vecchio hardware, però non sono neanche un evangelista di quello nuovo. Cioè, in un'ottica di conservazione. Un'ottica di conservazione delle architetture del passato, secondo me è importante che la tecnologia FPGA sia a supporto delle vecchie macchine, non il contrario. Cioè sia, io ho una visione più, per esempio, di integrativa o sostitutiva dei microchip che non sono più prodotti o che inevitabilmente andranno a morire, piuttosto che di riscrittura completa della macchina in un box. Cionco tutto uguale grigio. Quindi in questo caso la tecnologia FPGA non è sostitutiva ma è integrativa. Integrativa. Io sono più per questa cosa qua. Se questo non vuol dire che escludo anche una sostituzione, una, ecco,
una sostituzione, se vogliamo, completa in casi in cui c'è necessità di spazio, di voglia di comunque no, di provare le funzionalità hardware senza per questo avere la macchina fisicamente identica a quella vecchia. Però, ripeto, un microcomputer secondo me è molto di più che la sua capacità di computo, ma è l'idea con cui nasce, il design che è legato al tempo. Dicevamo, questa macchina non esiste una macchina più anni 80 dello Sharp X1. Alcuni dicono, l'ho detto nella prima puntata, e se vede il design vi rendete conto perché, e nessun FPGA potrà darvi questo. Potrà darvi anche, voglio dire, la scomodità del tasto che premete contemporaneamente, perché per esempio sugli emulatori questa cosa si può evitare. E non so, secondo me, ecco, non bisogna essere talebani in un senso, ma neanche nell'altro, perché poi si rischia di perdere quello che era il senso della macchina, che non era appunto solo la caratteristica hardware, ma l'usabilità, il design, perché nasce in un certo modo, a chi si rivolge, a che tipo di pubblico, e soprattutto si perde appunto il lato diciamo quasi artistico della storia, perché poi il design è qualcosa che ha un grande significato secondo me, no? Dicevamo appunto l'esempio del Trident, Nintendo 64, i tassi di gomma dello Spectrum. Perché i tassi di gomma? Perché erano economici, perché nascevano come macchine super economiche, quindi alla portata di tutti. E se questa cosa si perde un pezzo del passato che tutti dicono di voler preservare, no? E invece molti, secondo me, cadono in errore da questo punto di vista. Però poi ognuno ha le sue idee. Bene, vediamo se riesco a superare quest'ultimo schema, perché mi sento stanco morto e la verità è che devo fare almeno un altro paio di puntatine. Non so neanche che ore sono. Forse una la faccio. Ah, questo sì, questo mi conviene fare così. Ho fatto la stessa cosa prima. Facciamo un po' fuori questi. Muori. Schiatta, pinnipede. No! Maledetti pinnipedi. E quindi sì, quindi il demone del collezionista hardware. Poi proprio dei microcomputer, l'ambito del collezionismo dei microcomputer è proprio quello delle console, non è niente in confronto. Sono troppo poche rispetto ai microcomputer e tutte le varianti dei microcomputer che esistono. Non potete capire quanti esistono e diversi. E sconosciuti al grande pubblico. Va bene. Io sono morto, sono arrivato a che schema sono arrivato, blaterato anche questa volta del nientuoso, monta un 6, tutto sommato, ma. Comunque dai, tutto sommato niente male, Nintendo 84, Hudson Soft 85, Ice Climber, io vi consiglio di farci una partita, ma sicuramente lo conoscete, magari su Famicom se volete provare X1 emulatore. Io per il momento vi saluto e vi auguro una buona giornata, una buona serata a seconda di quando vedete il video, e ci vediamo alla prossima puntata. Sigla!